Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Tragedia sfiorata lungo il tratto aretino della E78, la Due Mari. Lungo la galleria Piffarino, intorno alle 12:30, un'auto è andata a sbattere contro un mezzo presente in un cantiere, un furgone utilizzato per segnalare il restringimento della carreggiata e la presenza di uomini al lavoro. A rimanere ferito il conducente dell'utilitaria, un 29enne trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo da un'ambulanza della Croce Bianca. Inizialmente si pensava fosse rimasto ferito anche un operaio, ma così non è stato. Pesanti le ripercussioni per il traffico a causa dello schianto ed è rimasto a lungo bloccato. Famiglia di trafficanti di droga arrestata ad Arezzo, sequestrati 23.000 euro e mezzo chilo di cocaina. Due fratelli e la moglie di uno di loro sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Arezzo perché trovati in possesso complessivamente di circa mezzo chilo di cocaina. Sì, è incredibile, una famiglia intera. È nato tutto da un intuito che ha avuto una pattuglia della polizia stradale che ha notato dei movimenti strani in autostrada di un'autovettura. Hanno chiamato in ausilio personale della squadra mobile. Tutto è partito nella tarda serata di venerdì, quando gli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Battifolle al casello A1 hanno notato un'auto che, dopo essersi fermata prima di imboccare l'ingresso, ha invertito la marcia. L'insolita manovra ha insospettito gli agenti che hanno raggiunto l'auto a bordo due fratelli di 33 e 37 anni. All'interno di un borsone sportivo, che secondo i due doveva contenere l'occorrente per la palestra, i poliziotti hanno ritrovato sei involucri di cellophane con all'interno cocaina per un peso complessivo di quasi 70 grammi. Con la collaborazione della squadra mobile della Questura di Arezzo sono state perquisite anche le abitazioni. In una è stato ritrovato del denaro contante, frutto, secondo gli inquirenti, dell'attività di spaccio. In un'altra, invece, dove c'era la moglie di uno dei due fratelli, non c'era nulla, ma l'atteggiamento sospetto della donna ha indotto gli agenti a proseguire le ricerche e così in altri locali. In disponibilità della coppia sono stati ritrovati altri 23.000 euro e altri involucri in cellophane contenenti cocaina. Alla fine è stato sequestrato quasi mezzo chilo di droga, che avrebbe fruttato nel mercato dello spaccio circa 40.000 euro. I tre sono stati tutti arrestati. Noi come Arezzo abbiamo una posizione baricentrica, per cui che cosa succede? Che finora i colpi fatti e messi a segno nella provincia di Arezzo o comunque ad Arezzo venivano dall'autostrada, cioè persone che entrano in autostrada e che poi subito, dopo aver colpito, possono fuggire. Questa volta parliamo di persone stanziali, cioè presenti ad Arezzo, quindi ci offrirà sicuramente spunto per dedicarci anche a persone presenti in Arezzo. Questa non è una bella notizia, ma sicuramente molto importante per il proseguo delle attività di indagine. Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell'Aretino. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un'azienda di Vicio Maggio nel comune di Civitella in Val di Chiana. Intorno alle 8 sono scattati i soccorsi. I sanitari hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Sul posto un'auto infermierizzata di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia, i carabinieri e i tecnici del PISL dell'ASL Toscana Sud-Est. E ancora in ospedale il 25enne ferito in un agguato in un parcheggio per motivi passionali è successo a Sansepolcro. Resta ancora ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è accoltellato venerdì pomeriggio all'interno del Parco del Campaccio a Sansepolcro. È stato sottoposto ad un delicato intervento alla milza nel reparto di chirurgia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Non sarebbe in pericolo di vita. Ed intanto proseguono senza sosta le indagini da parte dei carabinieri per far piena luce sull'episodio. La lite, da quanto ricostruito dai militari dell'arma, sarebbe nata per una ragazza contesa. Un appuntamento per chiarirsi, dove la
l'aggressore, un 18enne di origini albanesi, si sarebbe difeso da un attacco da parte di un connazionale di 25 anni colpendolo all'addome, poi sarebbe scappato per disfarsi dell'arma. Al regolamento dei conti erano presenti anche due amici del 18enne, già identificati e denunciati per percosse e minacce. L'accoltellatore invece è stato denunciato per lesioni gravissime, porto abusivo d'arma bianca. La procura però non ha ritenuto opportuno prendere nei suoi confronti un provvedimento cautelare, non ci sarebbe infatti pericolo di fuga. A soccorrere il 25enne invece i sanitari del pronto soccorso di San Sepolcro, dove gli altri giovani presenti lo avevano lasciato per poi far perdere le proprie tracce. Parliamo di flussi migratori. 2024 oggi era il terzo click day per il mondo, in questo caso dell'agricoltura, e si esprime in maniera piuttosto critica la CIA di Arezzo. È scattato oggi il terzo ed ultimo click day per i lavoratori stagionali extracomunitari. Oggi si è parlato di agricoltura, quasi 90.000 i posti disponibili in tutta Italia, migliaia le richieste che sono state inviate, tanti anche i problemi e le polemiche. Ma sì, una situazione davvero difficile, perché si lascia veramente alla casualità la selezione delle maestranze del mondo dell'agricoltura, maestranze che sono nettamente con un numero ridotto rispetto al fabbisogno, ma che allo stesso tempo sono relegate ad una selezione che è casuale, cioè un click day, quindi chi fa prima a cliccare sulla tastiera, con il benestare dei programmi ministeriali che spesso si intoppano, questo può consentire o meno a qualcuno di arrivare a lavorare in Italia. Quasi 90.000 i posti in totale, da voi sono arrivati tantissimi agricoltori, aziende agricole. Ma sì, il fabbisogno è largamente superiore alla disponibilità di posti, questo è il primo dato. Il secondo dato è che appunto la casualità e quindi la non oggettività o comunque la non selezione attraverso dei criteri oggettivi non consentono neppure di individuare né in base al fabbisogno delle aziende né in base alle capacità o delle maestranze che possono venire a lavorare in Italia. C'è anche chi l'ha definito una sanatoria. Sì, di fatto è un modo attraverso il quale si consente un flusso di immigrazione verso l'Italia che poi nelle migliori delle ipotesi e nelle migliori casi va a finire a lavorare effettivamente nel mondo dell'agricoltura, in altre situazioni invece è un modo per varcare il confine. C'è bisogno comunque di lavoratori stagionali soprattutto nel comparto agricolo? Ma sì, l'agricoltura è in grossa sofferenza oramai da anni, la difficoltà delle imprese di reperire manodopera è oramai un elemento costante, uno dei problemi che si uniscono a quelli ambientali, a quelli dei predatori, a quello della mancanza di manodopera, non sono certo meccanismi come questi quello che aiutano le aziende a soddisfare il proprio fabbisogno. Da dove arrivano tanti lavoratori? Ma arrivano dal Nord Africa, dal sud-est asiatico, dall'Asia, dall'Europa, dai paesi europei che non sono ancora comunitari, quindi queste sono le maggiori aree da cui c'è una maggior richiesta di flussi. Sposarsi all'interno della fortezza Medicea oppure addirittura sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo potrebbe non essere più un'idea irrealizzabile. È infatti stato approvato un atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale nella sua ultima seduta, 27 i voti favorevoli, atto di indirizzo proposto da Renato Viscovo, consigliere di Fratelli d'Italia. Adesso la palla passa alla Giunta, ovviamente prima che appunto questo si possa realizzare sarà necessario stabilire un disciplinare proprio per l'utilizzo insomma di luoghi davvero importanti della nostra città. Mercatino in danza e festa dei bambini, è stato davvero un grande successo questo fine settimana all'Arezzo, fiere e congressi, tutti al lavoro per il Calcit. Nelle casse del Comitato Aretino Lotta contro i Tumori sono andati 16.082 euro solo dal mercatino in danza, in questo caso verranno devoluti al servizio Scudo, cure domiciliari per i malati oncologici, e poi ieri, nella giornata appunto di domenica, la festa dei bambini. E allora ripercorriamo questi momenti con i prossimi due servizi. Super
superato un incasso, insomma davvero un incasso record, record anche di partecipazioni, record di pubblico, insomma. Record di tutto dal 2019, tantissima gente, tantissimi premi, bellissime sculture, quadri. Stasera, prima sera della rassegna, 3.100 euro, una serata fantastica. Ecco, secondo me gli ingredienti sono veramente tanti, ma quello che emoziona di più sono questi ragazzi che si mettono a disposizione per il calcio. Sì, la cosa più bella è anche vedere la prova tangibile dell'arte. Cioè noi vendiamo arte, prendiamo soldi e li investiamo nella sanità aretina. E mi sembra, insomma, una cosa veramente bella. Una scommessa anche da parte, insomma, di tutti gli insegnanti che comunque si mettono a disposizione. Sì, è facile organizzare gli eventi quando lo è per il calcit. È il calcit che è il collante, diciamo, tra tutte le associazioni, le scuole di danza e anche di musica, perché a maggio si parte con la musica. Dietro di te, Greta, ci sono alcuni, immagino non tutti, delle persone. È un team importante, una decina di persone, ora qui ce n'è alcuni. E anche gli artisti come vediamo Sandro Ricci, Alessandro Marrone, Mara Malatesti, che danno veramente dei bellissimi premi. Abbiamo ricordato alcune persone che non ci sono più, tra cui il nostro Carlo, ma il loro esempio mi pare che continui molto bene. Sì, Carlo è stato il pioniere insieme a me, è quello che mi ha dato fiducia, è quello che mi ha dato lo spirito sempre giusto per andare avanti. E ci manca tanto, e questa edizione è proprio dedicata a Carlo e penso che nella danza, nella musica farò il premio del pubblico Carlo Benucci, perché è stato lui a ideare i premi del pubblico, diciamo a questo pubblico facciamogli fare qualcosa. Era veramente, insomma, un'anima importante del calcio, la voce del calcio. Dalle simulazioni di emergenza ai laboratori sulla nutrizione e quelli di primo soccorso, dal giro sul carro trainato da un asino ai mezzi delle forze dell'ordine ed infine un'intera area dedicata allo sport. All'Arezzo Fiere e Congressi ancora un successo per la seconda edizione della Festa dei Bambini del Calcit, pensato dal Comitato Aretino e da OPI per promuovere sicurezza, salute, sport e divertimento. Tante famiglie di Arezzo, tanti bambini, tanti genitori, tanti nonni hanno partecipato alla seconda edizione della Festa dei Bambini Calcit. Tante enti, associazioni private e pubbliche hanno messo insieme le energie per creare una giornata dedicata loro, ai più piccoli, con tanti colori e tanti laboratori che possono in qualche modo far insegnare attraverso il divertimento piccole cose che possono anche salvare la vita. Un'intera città presente con tante associazioni pubbliche e private per favorire la prevenzione e i corretti stili di vita. Che è appunto lo scopo principale, far trascorrere una giornata alle famiglie e ai bambini e immettere, diciamo, in loro tutti quelli che sono i valori positivi, dalla prevenzione all'educazione al divertimento ovviamente. Presente anche un baby pit stop. Fa parte del programma Insieme per l'allattamento, che è stato voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per tutelare i diritti dei bambini, soprattutto il diritto alla salute. E il nome deriva dalla Formula 1 pit stop, cambio gomme e pieno di benzina. In questo caso abbiamo cambio pannolini e pieno di latte. La maratona di raccolta fondi sosterrà i progetti del Calcit, uno su tutti il servizio scudo di cure domiciliari oncologiche che quest'anno compie 20 anni. Che è uno dei servizi più strategici, più umani, più importanti che la città di Arezzo e tutto il territorio aretino conosce. È l'accompagnamento delle persone che hanno dei gravi momenti di difficoltà e delle loro famiglie. Tanti auguri scudo, tanti auguri! Tanti auguri! Fratto X è andato in scena al Teatro Petrarca, scrittura di Mastrella e poi recitato da Antonio Rezza, uno spettacolo davvero originale che ha colpito molto il pubblico aretino. 44 anni che sono ininterrottamente Mario senza un giorno di ferie! Mario, ferie, maggio! Sono sempre stato Mario fino alle estreme conseguenze! Mario, maggio, conseguenze! Arrivo da Mario,
mi fermo da Mario, ragiono da Mario, cerco partecipazione collettiva da Mario, non vengo capito da Mario, mi alzo da Mario, mi giro da Mario e me ne vado da Mario, che è meglio. È l'unico che mi capisce Mario, me ne vado da Mario. Lo spettacolo Fratto X porta al Teatro Petrarca di Arezzo il duo Leone d'Oro alla carriera Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Cosa sarà piaciuta a lei di me che non trovo spiegazione plausibile? Forse questo sguardo fiero, sto sguardo appuntito, appropriato. Forse sto profilo greco. Forse sto tre quarti etrusco. Scrittura, spazio e corpo sono i tre elementi per uno spettacolo che sembra dirci che la genialità scaturisce dalla più totale assenza di regole, quelle che ci diamo per vivere la realtà. Il metodo è che Flavia realizza un habitat, un mondo dove io vivo un anno, quindi succede quasi sempre così. Soltanto in questo ci ripetiamo, cioè nel fatto che nessuno può dire all'altro quello che deve fare. Viene provato un anno, viene provato un anno e mezzo, due anni e poi... quando arriva sul palco è già pronto, non c'è tempo per... Noi sperimentiamo talmente tanto che non c'è... non possiamo prenderci il rischio di un rischio di un insuccesso. Questa sera, subito dopo il nostro telegiornale, la seconda puntata di Fattore D, la nostra trasmissione che appunto racconta storie di donne, realizzata in collaborazione con Pronto Donna, il centro antiviolenza di Arezzo. Al termine infatti di ogni intervista andrà in onda proprio un messaggio appunto da parte del centro antiviolenza nel quale si raccolgono tutte le informazioni per le donne che speriamo siano sempre di meno, addirittura nessuna, insomma, avessero bisogno di aiuto o si sentissero in pericolo. Questa sera al centro della nostra intervista la nostra collega Chiara Sadotti, che è diventata mamma da pochi anni e che insomma tiene appunto in equilibrio il lavoro di giornalista e l'altro ben più importante appunto di mamma. E siamo adesso invece allo sport. L'Arezzo ancora una volta porta a casa una vittoria, gli Amaranto battono la Fermana. Sentiamo allora le parole di mister Indiani. Noi volevo fare un complimento a loro perché veramente credo il nuovo allenatore in tre giornate abbia fatto un lavoro straordinario. Giocano così, uomo contro uomo, a tutto campo, vengono su e nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà enorme. Credo nell'ultimo due mesi non ci abbia messo nessuno in difficoltà così, anzi, forse faccio fatica a ricordare un'altra difficoltà del genere. Loro sono stati bravissimi, il primo tempo bravi. È chiaro, noi potevamo concretizzare magari qualche situazione, diciamo anche una situazione arbitrale particolare, però loro bravissimi e mi piace fargli i complimenti. Poi la distanza magari no, la distanza di secondo tempo la cosa mi sembra si sia riequilibrata e insomma potevamo anche concretizzare e finire un distacco ancora maggiore. Nessuno è qui a dire ecco, che abbiamo rubato o roba del genere, la vittoria alla lunga mi sembra ci stia, però ecco, loro ci hanno messo in grossa difficoltà e ripeto, se noi l'avevamo preparata, si sapeva perché avevo visto filmati, lo dissi ieri in conferenza, questi dovevano vincere il Larghi o i Sestri e poi la settimana dopo i Sestri ha dato tre gol ai Gubbio, sicché era indicativa la cosa. E però ecco, se noi non eravamo il pezzo, mi siamo stati anche in fase non possesso, non veniva, credo, 2-0 mai venuto. Tre vittorie consecutive, è chiaro, lo dicevo prima, là. Dopo il primo obiettivo della salvezza, e credo ormai a questo punto è più di un mese, no? Raggiunto praticamente, è chiaro, devi andare a cercare altre cose, e bisogna andare avanti, difatti cerchiamo di farlo. Ora però, ecco, ora viene il difficile, insomma, ora... si vorrebbe essere la cosiddetta mina vagante, mi diceva prima Alberti. Vediamo se ce la facciamo, anche se insomma, è dura, l'abbiamo visto oggi. Facevo un altro esempio, ragazzi, ecco, per far capire ancora più il concetto. Torres vi spesero, noi qui con la vi spesero, direi tutto sommato, ecco, la vittoria in confronto a oggi molto, molto, molto più semplice, no? Torres e Vispesa erano 93, ha vinto la Torres, e sono tutte partite difficili, ogni partita fa storia a sé, e il livello è bello, bello elevato ed equilibrato, anche tra le ultime e le prime mi sembra, sicché ecco, ora proprio viene bello e difficile, ma anche bello allo stesso tempo. Vogliamo vincere, insomma, ci serviva questa vittoria
L'abbiamo preparata abbastanza bene con il mister, cioè ci abbiamo lavorato tanto in settimana e fortunatamente è arrivata questa vittoria. È la prima volta che facciamo 3 vittorie consecutive in campionato, quindi siamo molto molto contenti. Sì, ma in questo campionato nessuna partita è scontata, nessuna partita è semplice. Sapevamo che loro sono una buona squadra, che ci avrebbero messo in difficoltà, però abbiamo tenuto botta e sì, abbiamo vinto 2-0, quindi meglio così, insomma. Sì, no, sono contento per il gol, per la prestazione, per la vittoria. Insomma, cercavo da parecchio di sbloccarmi con la maglia dell'Arezzo, ci sono riuscito. Altre partite magari ero stato poco bravo io, anche un po' sfortunato, non ero riuscito a trovare il gol. E poi ne ho sbagliato uno, vabbè, alla fine potevo fare meglio, un po' di stanchezza. Vabbè, in Serie C, quando incontri squadre con questa situazione di classifica che devono vincere, devono dare il tutto per tutto, non è mai facile perché sono aggressivi, vengono alti a pressare, insomma hanno giocato in modo particolare, noi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di gioco, andavamo uno contro uno su per cercare di sfruttare le nostre caratteristiche. Secondo me, per come la vedo io, dobbiamo cercare, cioè non vedo che nessuna squadra ci ha messo mai sotto, dobbiamo cercare di vincerle tutte, cioè ogni partita cercare di vincerla, perché secondo me siamo una buona squadra e possiamo arrivare intanto nei playoff perché non è scontato e poi magari in una buona posizione di classifica. Non è andata bene invece purtroppo per l'Arezzo calcio femminile, le ragazze giocavano in casa, si fa per dire, nello stadio di Cortona a porte chiuse e sono state battute dall'Hellas Verona. Sconfitta casalinga per l'Arezzo calcio femminile, le Amaranto nella 22esima giornata di campionato di Serie B sono scese in campo a Cortona. Allo stadio comunale Santi Tiezzi a porte chiuse hanno ricevuto l'Hellas Verona. Le gialloblu si sono imposte per 1-2. A decidere la sfida l'1-2 firmato da Leandri al 67esimo e Rognoni su rigore al 69esimo. A nulla è valso il gol segnato nel finale da Imprezzabili all'87esimo su azione di rigore. Purtroppo c'è tanto rammarico perché non abbiamo portato a casa almeno un punto. Noi si voleva questa vittoria perché comunque eravamo in casa, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Sì, e purtroppo l'episodio del rigore ci ha un po' tagliato le gambe, ma il calcio è questo qui, è fatto di episodi e quindi cercheremo subito dalla prossima partita di fare 3 punti. Sì, la realizzazione sicuramente, l'ultimo passaggio è mancato per andare in porta e soprattutto mi dispiace il fatto che su questo colpo di testa in cui abbiamo allenato ancora c'è tante difficoltà e quindi è solo da fare in allenamento. La vittoria scorsa ci ha dato tanto morale, ma non per questo oggi non dovevamo fare punti, anzi li dovevamo fare e quindi sono un po' tra virgolette arrabbiata del risultato perché a gioco secondo me abbiamo espresso un bel gioco, purtroppo non abbiamo finalizzato quello che abbiamo creato, ma sono sicura che le ragazze già dalla prossima faranno il meglio possibile per raggiungere questi 3 punti. Parma è sicuramente una squadra ostica, forte in tutti i suoi reparti, ma noi come questa partita la giocheremo a viso aperto e proveremo a prendere i 3 punti. La SBA è invece tornata vincitrice dalla trasferta, sentiamo. Torna subito al successo la MBC Servizi Arezzo che dopo la sconfitta casalinga con Gallarate ha espugnato Varese con il punteggio di 93-75. Partono subito Farta e Amaranto che mettono a referto 4 triple inframmezzate da 2 penetrazioni di Toia che lanciano la MBC Servizi. La SBA segna con ottima continuità chiudendo la prima frazione di gioco 31-19. L'inizio di secondo quarto è ancora migliore per il quintetto di coach Evangelisti che tocca il massimo vantaggio sul 47-21. Vibrante la reazione di Varese, le due squadre vanno così a riposo sul punteggio di 52-38 per la SBA. Nel terzo parziale le percentuali degli aretini calano, nonostante questo un super Pelocchini e Zocca continuano a far male alla difesa avversaria. Varese però non si scompone, con pazienza sul finale di quarto riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Botelli poi apre l'ultimo quarto con un tiro da 3 che accorcia il divario tra le due squadre. Arezzo non riesce a concretizzare le conclusioni create, così i padroni di casa guidati da Zao si avvicinano ancora. 67-72 ad 8 minuti dalla conclusione. La MBC Servizi nel momento di difficoltà si affida alla vecchia guardia,
Toia, Rossi e Perucchini alzano l'intensità difensiva e riprendono a portare punti alla causa Amaranto. Il parziale di 15-0 a favore della SBA è di quelli che non lasciano appello e Arezzo può gestire con serenità gli ultimi 3 minuti di gioco che servono solamente a fissare il punteggio finale sul 93-75. Nemmeno il tempo di rifiatare da questa lunga trasferta che l'AMMC Servizi Arezzo è chiamata a tornare in campo mercoledì 27 marzo nel turno infrasettimanale che coincide con la prima giornata di ritorno della seconda fase. Gli Amaranto saranno di scena sul campo del Dertona con palla 2 alle 21. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Non cambiate canale allora però, perché questa sera c'è la seconda puntata di Fattore di Storie di Donne, una trasmissione realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo. Pronto Donna. Grazie per l'ascolto e arrivederci.